Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Riprendiamo dopo una breve interruzione il nostro ciclo di Costruire il futuro. Salutiamo innanzitutto Piero Angela che ci sta seguendo in streaming. Ringraziamo il Politecnico di Torino che ci sta mandando in streaming e anche Centroscienza che sta facendo la stessa cosa, quello che ci permette di raggiungere una platea molto vasta, molto più vasta di quella che abbiamo qui, che però è quella che ci sta più a cuore. E quindi lo capisco che stanno finendo le scuole, ci sono gli esami al Politecnico, è sempre più difficile essere qui presenti, però io vi invito a fare questo sforzo ancora per due prossime settimane che sono molto importanti, perché una riguarderà il tema della giustizia e della corruzione in Italia e l'ultima riguarderà i conti dello Stato e la nostra classe politica. Pensate, un tema da niente, un tema di poco conto, proprio adesso mentre stiamo assistendo a problemi molto seri nella formazione di un governo che deve preparare la finanziaria. Quindi io vi invito a partecipare già da cittadini di domani a questi discorsi e a questi problemi. E intanto voglio anche dirvi che Piero Angela ci segue da Roma, ma quando questa nostra trasmissione è finita, lui sta già lavorando per altre cose molto simili che ci sono state chieste da altre università. È stato all'Università di Venezia, è stato alla Città della Scienza di Napoli per fare qualcosa di simile a Napoli, è stato a Palermo, insomma c'è tutta una serie, a Roma, a Tor Vergata, c'è tutta una serie di contatti perché quello che voi state facendo sta diventando un modello, sta diventando una opportunità che altre università, altri studenti stanno richiedendo un po' in tutta Italia ed è il segno di una maturazione, di una percezione che pur rimanendo importante come prima l'università, la scuola, le scuole medie superiori, qui siete metà e metà, metà Politecnico, metà scuole medie superiori, pur rimanendo importantissimi questi aspetti istituzionali della formazione, poi ci sono gli aspetti non formalizzati, come questo, in cui ci si espone a delle esperienze, a delle conoscenze che la scuola nel suo curriculum non può dare e non deve dare. E oggi parliamo di due discipline che, guarda caso, non ci sono nei curricula scolastici, perché non c'è la demografia, se non in via indiretta, attraverso la geografia, che è poi una disciplina che sta per essere cacciata dalla porta e forse sta rientrando dalla finestra, ma la demografia non può essere solo agganciata alla geografia. E poi l'economia, che è la vita del pianeta oggi, dalla finanza alla produzione, mondializzate entrambe. Senza delle nozioni di economia noi non possiamo muoverci, non possiamo orientarci in questo pianeta, ma la scuola non dà nozioni di economia, se non anche lì attraverso il filtro della storia, sì, raccontando, facendo storia a scuola si fa anche l'economia, perché l'economia è uno dei grandi motori della storia, ma non è quello messo in evidenza, tra l'altro, non è quello che sarebbe più importante mettere in evidenza. Bene, facciamo quindi questo lavoro extracurricolare con due personalità che sono veramente felice di presentarvi. Massimo Livi Bacci, che è alla mia estrema destra, casualmente, ma è un fatto del tutto occasionale legato a come abbiamo disposto le sedie. Massimo Livi Bacci è il maggior demografo italiano, il più importante demografo che abbiamo in Italia e quello che ha costruito gran parte della demografia moderna nel nostro paese all'Università di Firenze. È autore di molti libri, alcuni sono anche divulgativi, li potete trovare facilmente, e altri sono invece lavori scientifici più impegnativi, quindi forse io vi consiglierei di partire da quelli divulgativi. È stato anche parlamentare e questo non è fa macchia, un segno, come dirai in me, una macchia. È stato per una legislatura deputato, anzi senatore direi al Parlamento italiano, senatore del Senato italiano, e quindi ha anche esperienza dall'altra parte, no? Dalla parte di chi le decisioni le prende e non soltanto di chi studia le decisioni. In Italia non sarebbe male mettere insieme le due cose, che chi prende le decisioni prima studi, sarebbe bene studiarselo. E nel caso di Livi Bacci le due cose andavano insieme, cosa non frequentissima, no? Studiare, sapere e poi prendere decisioni, cioè fare chi governa, colui che governa.
Per l'economia abbiamo Pietro Terna. Pietro Terna è presidente del Collegio Carlauberto dell'Università di Torino, che come sapete è un'istituzione, posso dire, sovrauniversitaria, che si occupa di economia a un livello altissimo. Ecco, questo sì lo possiamo dire, con grandi economisti. E naturalmente prima ha fatto tutta la sua carriera nell'università ed è uno specialista nello sviluppo di modelli economici con l'uso del computer e quindi anche dell'intelligenza artificiale, perché oggi di questo si parla ed è la realtà con cui dovremo confrontarci nei prossimi anni. È stato uno dei pionieri dell'applicazione, per esempio, del metodo Monte Carlo all'analisi di situazioni limite in econometria. Temi di estrema attualità che sembrano astratti ma riguardano molto da vicino anche le nostre tasche di cittadini. Ecco, questi sono i temi che stiamo per trattare e ecco, riguardo a Massimo Livibacci, quando vi parlavo di lavori divulgativi, ci sono i suoi e poi vi volevo segnalare anche il rapporto sulla popolazione, l'Italia 150 anni dall'unità ed è un lavoro invece collettivo, credo, fatto da un gruppo forse, dall'Associazione Italiana per gli Studi sulla Popolazione nel 2011. Com'è? Non è merito mio quel lavoro. No, vabbè, comunque diciamo che è uno strumento che potete usare. Ultima cosa, poi concludo questo lungo sproloquio, e io volevo darvi questo dato che trovate peraltro anche nel sito di Costruire il Futuro, quello che trovate nel sito della Fondazione per la Scuola, che è lo strumento della Compagnia di San Paolo che ha messo in piedi, con la cooperazione di tante persone, ma ha messo in piedi sostanzialmente questo Costruire il Futuro. C'è un dato che potrebbe essere quello da cui si può partire. Oggi metà della popolazione ha più di 44 anni, che è un dato che non è mai stato così spinto direi nel mondo moderno, ma comunque noi stiamo parlando dell'Italia. L'Italia ha l'aspettativa di vita tra le più lunghe al mondo, la seconda o la terza, a seconda di come le vogliamo calcolare. Non andiamo a prendere in considerazione Monte Carlo, perché lì vanno gli anziani, non diventano vecchi, ci vanno da vecchi, è un'altra cosa. Però se prendiamo proprio i paesi che hanno una loro fisiologia di comunità, l'Italia è il secondo paese probabilmente più vecchio al mondo. Vediamo se abbiamo superato l'effetto Larsen. Sì, mi sentite? Sì, ci siamo? Ok. Allora, è il paese tra i paesi più vecchi al mondo, probabilmente il secondo, ma è al 148esimo posto, giù di lì, adesso faccio fatica a trovarlo, per natalità. Questo mi corregga, professor Livibacci, forse è sbagliato, ma siamo tra i paesi che hanno la più bassa natività. Quindi siamo ai due estremi. Il paese che ha un'aspettativa di vita maggiore, quindi avrà un grandissimo numero di anziani, e già adesso non scherza, e siamo il paese che però meno innova con nuove nascite questo grande parco della terza, quarta età. Ecco, questa è un po' la situazione da cui partiamo oggi. Parco a cui io mi onoro di appartenere, peraltro. Allora, io direi, incominciamo dalla demografia, no? Quindi io chiedo al professor Massimo Livibacci di impostarci la questione. Bene, allora grazie a Piero Bianucci per questa presentazione e per le cortesissime parole, grazie anche per l'invito, perché mi fa molto piacere parlare di nuovo in un'aula universitaria, che spesso invece uno si trova, ecco, attaccato il microfono, quindi qualcosa, subito un problema tecnico. Uno si trova spesso a parlare a collettività di pensionati e di circoli culturali frequentate da persone, diciamo, molto mature e anziane, e invece bisogna parlare di questi temi soprattutto a persone giovani, quindi questo mi fa molto piacere. Mi è stato chiesto di parlare degli italiani del 2050, io potrei cavarmela con dire
e che cosa ne so io degli italiani del 2050? Già non è facile conoscere gli italiani del 2018 che fanno cose strane, che spesso non prevedibili. Immaginarsi se possiamo dire qualcosa sugli italiani del 2050. Sì, qualcosa forse si può dire, perché ci sono delle forze, naturalmente, che sono in azione e che, come la corrente di un fiume, in qualche modo determinano gli accadimenti demografici o sociali, e quindi, conoscendo queste forze, si può anche azzardare qualcosa sopra il futuro. 2050 significa grosso modo tra una generazione, perché la distanza tra generazioni, tra genitori e figli, è mediamente di una trentina d'anni, quindi ci siamo. Diciamo, si può azzardare qualcosa sopra che cosa potrà avvenire nei prossimi 30 anni e quale sarà l'orizzonte, quando voi, molti di voi, saranno ancora nella metà più giovane della popolazione, perché questa è la cosa curiosa del nostro paese, che sta invecchiando, ma un cinquantenne nel 2050 probabilmente sta ancora nella metà più giovane della popolazione italiana, quindi avrete il privilegio di essere giovani tra più di 30 anni, o perlomeno di poter essere classificati ancora come nella parte giovane, tra una trentina d'anni. Va bene, forse vale la pena di ricordarsi che c'è un mondo intorno a noi, perché spesso noi siamo troppo attratti dalle nostre vicende, quindi ci dimentichiamo che siamo un pezzettino di mondo, un pezzetto anche relativamente piccolo del mondo, e questo è l'andamento classico. Come vedete, il rosso è ciò che è accaduto, il blu è ciò che si pensa possa accadere in futuro, e ciò che si pensa possa accadere in futuro è un rallentamento della crescita della popolazione mondiale fino, diciamo, a una qualche stabilizzazione o quasi stabilizzazione, si spera, della popolazione mondiale verso la fine del secolo. Qui mi allargo. Questa curva è una curva graziosa, ma che non, diciamo, che sintetizza. E questa, anche, teniamola a mente, questo qui è il tasso con cui la popolazione del mondo è cresciuta nel tempo, dal 1800, grosso modo, dal 1900 fino a questo orizzonte del 2100. Come vedete, il culmine dell'accelerazione della crescita si pone intorno agli anni 60-70, quando la popolazione del mondo viaggiava a una velocità del 2% l'anno, il che significava un tasso di quel genere, un raddoppio della popolazione entro 35 anni, quindi un ritmo abbastanza a rotta di collo della crescita. Fortunatamente poi si è diffuso il controllo delle nascite anche nei paesi in via di sviluppo, e questo tasso si sta moderando. Questo per darvi una prospettiva generale. E queste due curve, anche, che non hanno, quella blu rappresenta quanto contava l'Europa, quanto conta l'Europa sul prodotto mondiale, cioè in quel pezzo di mondo. Noi siamo un pezzettino del mondo, siamo un pezzo dell'Europa, e l'Europa quanto conta nel mondo? Contava molto all'inizio del Novecento, contava per più di un terzo. Ora purtroppo non c'è la scala sinistra, non viene fuori, ma diciamo il culmine è intorno al 35% del prodotto mondiale all'inizio del Novecento, e la curva rossa invece è il peso della popolazione europea. Il massimo è all'inizio del Novecento, con un peso dell'ordine del 23-24%, tra un quinto e un quarto della popolazione mondiale. Vedete questa curva come si abbassa? Verso il 2100 noi potremmo contare, come Europa, un 6%, un 7% della popolazione mondiale, quindi contiamo molto meno. Certo, gli abitanti non è che ne creino la civiltà, dal numero degli abitanti non dipende né la civiltà, né la ricchezza, né la felicità, potrebbe dire qualche illuso, però una
popolazione che diciamo si contrae rispetto al resto del mondo, significa che il nostro continente, insomma, si rimpicciolisce, non fisicamente, ma certamente dal punto di vista delle risorse umane. Lasciamo perdere questo. Vediamo qui che nei prossimi 20 anni o 35 anni, quelli sono quelle canne d'organo rappresentano la variazione delle popolazioni europee, dei 30-35 stati, escludendo i microstati, gli stati zanzara, o escludendo San Marino o Monte Carlo o Monaco o il Vaticano, eccetera, eccetera. Ecco, vedete che solo pochi paesi aumenterebbero di popolazione. Alcuni sono micro, tra i non micro, qui non ci sono i nomi perché no ci si confonderebbe, tra i non micro ci sono l'Irlanda, c'è Malta, c'è, insomma, paesi piccoli, tra i non micro c'è la Francia e la Gran Bretagna che avrebbero un piccolo aumento. Tutti gli altri hanno diminuzioni più o meno forti qualora non ci fosse migrazione. Cioè, se le porte alle migrazioni dagli altri paesi, dagli altri continenti fossero chiuse, quasi tutti i paesi europei perderebbero popolazione, e l'Italia con la Germania, con la Spagna, è tra questi paesi che ne perdono di più. Quindi l'Europa perderebbe senza migrazioni popolazione, e l'Italia ne perderebbe molto di più della media europea. Vedete anche qui come ci siamo miniaturizzati rispetto alla questa graduatoria così della popolosità dei vari paesi. Nel 1950 l'Italia era al decimo posto, insomma, un posto onorevole anche al Giro d'Italia, al Giro di Francia, il decimo posto è già qualcosa. Si cala, oggi siamo intorno al 23esimo o 25esimo, nel 2050 saremo al 31esimo, eccetera. Nel 2050 l'India potrebbe avere 25-30 volte più popolazione dell'Italia. E di nuovo rendiamoci conto di come un paese come il nostro tende ad avere minore incidenza. Certamente questo ci invita a investire sulla conoscenza, investire su tutto ciò che rende più produttiva la nostra attività. Questo è un pochino il ecco. Vedete anche come cambia, mi è stato chiesto, ma come staremo noi nel 2050? Certamente saremo assai più vecchi di ora, l'età media e l'età mediana aumenteranno di molto, perché questo è inevitabile che succeda, ma vedete qua, sotto i 10 anni c'erano 8 milioni di persone nel 1960, ce ne saranno 5 milioni nel 2050. Oltre gli 80 anni, non c'era nemmeno un milione di abitanti nel 1960, ce ne saranno quasi 9 milioni nel 2050. E queste sono previsioni relativamente attendibili, diciamo. Potremmo sgarrare di qualche centinaia di migliaia di... Ma insomma, grosso modo, queste sono le cifre. Tra 40 anni ci saranno più ottantenni che quindicenni, che è una cosa che non si è mai verificata nella storia della popolazione del mondo. Quindi paesi certamente più vecchi, con una struttura per età, lasciamole perdere queste cose. Qui volevo solo farvi vedere un'ultima cosa. Questa è la struttura per età, come potrebbe evolversi. Ora sono uscite l'altra settimana delle previsioni dell'Istat, questi specie di pagliai sono le piramidi per età, che voi penso non ci sia bisogno di spiegarlo. Vedete come si assottiglia la base, e vedete che oltre i 70-80 anni, 60-70 anni, ci sarà molta più popolazione che delle classi giovani. Quindi siamo... Non le darei per scontate le piramidi della popolazione. Non le daresti per scontate? Forse no. Allora non diamole per scontate. Siete familiari con le piramidi della popolazione? Vedo tante teste che dicono di no. Quindi... Allora ritorno un attimo, ecco, ritorno a questa. Ogni
ogni canna, diciamo così, orizzontale rappresenta il numero di abitanti che stanno qui tra i 0 e 4 anni, tra i 0 e 5 anni. Vedete? Questa. Questo mi rappresenta quelli che hanno tra gli 80 e gli 84 anni. E vedete che tra gli 80 e gli 84 anni, o meglio, diciamo tra i 75 e i 79 anni, c'è più o meno la stessa popolazione, cioè queste due istogrammi contrapposti hanno la stessa dimensione di quelli che stanno alla base. Quindi tanti ultra settantenni quanti sono quelli che hanno meno di 10 anni. E si dovrebbe vedere anche vedere che le donne sono più degli uomini. E le donne sono più degli uomini perché campano di più, quindi nell'età anziane vedete molte più donne che uomini, almeno per ora, anche se il vantaggio delle donne sugli uomini dal punto di vista della durata della vita si sta un po' assottigliando, perché le donne hanno cominciato ad assumere diciamo comportamenti che non sono propriamente non sono auspicabili. Per esempio, le donne fumano molto di più, e quindi questo aumento del fumo tra le donne ha generato non un aumento di mortalità, ma una minore diminuzione di mortalità di quanto avrebbe potuto esserci nel caso di assenza di fumo. Quindi le donne si stanno, per quanto riguarda assunzione di alcol o di droghe o di fumo, stanno avvicinandosi ai comportamenti che prima erano essenzialmente maschili, diciamo così. E io ho usato la parola piramide, però molti si domanderanno ma dov'è la piramide? Non è una piramide. Quando io ero giovane era una piramide. Era una piramide perché i bambini sono più numerosi degli anziani. Io ora davo al Politecnico, dell'aula del Politecnico, pensavo che queste cose... No, abbiamo cose, studenti delle scuole. Hai ragione, primissimi anni. Mi scuso io di essere... No, non voglio pigliare tanto spazio. Vi faccio vedere questa slide, perché poi possiamo... Questa può sempre metterci in prospettiva rispetto al mondo. Prendete un grande paese dell'Africa subsahariana come la Nigeria, che è il più grande paese dell'Africa subsahariana. Ma avrei potuto prendere tutta l'Africa subsahariana, non cambierebbe il discorso. Vedete, qui è l'aumento di popolazione, la variazione della popolazione nelle varie classi di età, quelle sono variazioni percentuali, della Italia tra il 2015, potrebbe essere il 2018, ma insomma questi non sono aggiornatissimi, e il 2050, quindi variazione in questo arco di tempo. La popolazione dell'Italia diminuisce del 37% sotto i 20 anni, la popolazione della Nigeria aumenta del 200%. Quindi, e qui vedete anche nelle altre classi di età, vedete tra i 40 e i 60 anni, cioè nel pieno dell'attività adulta, matura, lavorativa, dell'impegno sociale, dell'avere famiglia, eccetera, eccetera, la popolazione italiana diminuisce del 40%, quella della Nigeria aumenta di nuovo di quasi 200%. Quindi vedete come il mondo sta attenuando il proprio passo di crescita, ma lo sta attenuando mantenendo delle grandi differenze planetarie tra paesi che ancora continuano una crescita molto veloce e quindi hanno popolazioni molto giovani, l'età media è di 18 anni, 19 anni, la nostra sarà di 50 anni, come dicevo prima, quindi popolazioni molto più giovani e con un fortissimo incremento. Questo vi dà l'idea che le disuguaglianze dal punto di vista demografico, anche se si pensa che in un lontano futuro in qualche modo si spianeranno, cioè si diminuiranno, sono ancora fortissime, perché le donne nigeriane, le coppie nigeriane fanno ancora 5-6 figli a testa e quelle italiane ne fanno molto meno di 2 a testa. No? Cos'è 1,4? 1,4 che è una brutto dire che uno ha fatto 1,3 bambini, ma insomma sì. Nella media... I demografi fanno nella anche media bambini funziona a fette. Così purtroppo. E quindi
questa differenziazione ancora è enorme, quindi questi ritmi sono estremamente differenziati. Io mi fermerei qui perché altrimenti grazie, professor, troppo tempo. Poi no, abbiamo 2 ore di tempo tra tutti, quindi Poi magari si può ripigliare qualcosa. Ci ritorniamo sicuramente su questi fondamentali. Solo per fissare due... No, ma io eviterei gli applausi. Solo per fissare due idee che sono venute fuori molto chiaramente da quello che abbiamo ascoltato. La popolazione mondiale continua a crescere, continuerà a crescere almeno fino al 2100, fino a assestarsi intorno ai 10 miliardi. Però l'entità dell'aumento annuale è infrenata ormai da molto tempo. Quindi la popolazione per certi versi aumenta in termini assoluti, ma in termini relativi sta diminuendo. Non so se ho falsificato il concetto. Possiamo anche dire, per metterla dal punto di vista delle cifre, nonostante questo rallentamento della velocità di crescita, che poi si spera che alla fine ci sarà il veicolo popolazione mondiale, si fermerà, nonostante questo, è plausibile che da oggi alla fine del secolo avremo sul pianeta un altro 4 miliardi di persone che bisognerà vestire, alloggiare, sfamare, dargli casa, dargli lavoro. Qui c'è un enorme problema politico, sociale e etico, perché queste persone hanno dei diritti esattamente come li abbiamo noi. Quindi non è una sfida grossa questa. Molti dicono, e poi mi chiedo subito, molti dicono, ma tutto sommato anche nel XX secolo la popolazione mondiale è cresciuta di 4 miliardi. Partiva da meno di 2 e è arrivata a più di 6 nei 100 anni. Beh, come abbiamo, nonostante tutte le disgrazie del XX secolo, alloggiato, vestito, accolto e anche fatto sviluppare, tutto sommato, 4 miliardi nel secolo scorso, ci riusciremo anche in questa parte del secolo. È una posizione ottimista, speriamo che sia così, però il mondo è finito. Finito nel senso di finito, che ha delle dimensioni ben precise. Ha delle dimensioni limitate. E ricordate che mentre oggi il più del 50% dei 135 milioni di terre di chilometri quadrati di terre emerse è direttamente o indirettamente antropizzato, cioè l'uomo e la donna ci hanno loro messo il loro piedino o la loro manina e comunque hanno mutato l'ambiente, e questa parte del mondo che viene antropizzata sta crescendo. Quindi questi 4 miliardi certamente si troveranno in un mondo che ha, diciamo, risorse certamente sviluppabili eccetera, ma in un mondo che è finito. È limitato di dimensione. Per darvi un'idea di quello che è successo, vi dico una cosa che mi ha sempre molto impressionato. La mia generazione, ma posso dire la nostra generazione, è la prima, e forse sarà anche l'ultima, che ha visto un raddoppio della popolazione mondiale nell'arco della propria vita. Cioè, io ho visto raddoppiarsi letteralmente la popolazione mondiale nell'arco della mia vita. Io l'ho visto raddoppiarsi 2 volte, purtroppo. Beh, noi siamo tu solo coetanei. 2 volte, io 4 volte, io 2, tu ma, solo un raddoppio, io ne ho visti 2. Ecco, questo non so se sia un privilegio o no, ma voi questo privilegio non l'avrete più, cioè voi non vedrete un raddoppio della popolazione. Tuttavia i problemi, coi problemi dovrete confrontarvi, e sono in parte, in gran parte, anche problemi economici. E qui arriva il professor Terna. Allora, buonasera signore e signori, care studentesse. Care studentesse, cari studenti, come prima cosa devo dichiarare che sono estremamente onorato di essere stato invitato da 2 persone che ho sempre ammirato moltissimo, da un lato Piero Angela e dall'altro Piero Vianucci, e di essere vicino a Massimo Livibacci, che è stato sempre uno dei miei autori di riferimento, perché gli economisti devono imparare quasi tutto dai demografi. Se noi non sappiamo le dinamiche, non riusciamo a comprendere le dinamiche della popolazione, rischiamo nelle proposte di politica economica che facciamo di commettere errori macroscopici. Ne cito subito uno per dirvi che non parlo di cose fantasiose, ma di cose estremamente reali. Quando la Cina decise di ridurre
la riproduzione a un nato per due adulti non ha fatto i conti del fatto che si sarebbe poi trovata ad essere una solo una popolazione estremamente anziana, e si stanno avviando in anticipo rispetto a noi stessi, che siamo tra i più anziani, ad affrontare dei problemi che non avevano assolutamente previsto. Ritorno nel mio argomento. Mi è stato chiesto di parlare di possibili cambiamenti economico-sociali al 2050. Ho scritto 50 in rosso perché fa un po' paura fare previsioni socio-economiche a 30 anni. Nella demografia, non dico che sia più facile, ma i conti sono molto più solidi. I conti degli economisti sono molto meno solidi. Se avete piacere di scaricare le slide che vi mostro, essenzialmente perché contengono alcuni link a pagine web che possono essere interessanti, sappiate che sono online, scritto lì, nell'indirizzo Terna.it, Terna sono io, Pietro Terna, nella cartella materiale trovate quel file che si chiama Pietro Terna, materiale per costruire il futuro con la data di oggi. Scaricatelo liberamente, non c'è niente di proprietario. Grazie. Potete usarlo come meglio pensate. Ne approfitto per dire che il titolo di Costruire il futuro è bellissimo. Perché? Perché tocca a voi costruire il futuro. E quindi alla fine della conversazione probabilmente avrò uno spunto di tipo politico, non partitico, ma di tipo politico per tutto quello che sta sulle spalle vostre, di voi giovani. Per parlare di socioeconomia tra 30 anni, parto da 30 anni fa. Ed è bellissimo che in sala ci sia il professor Meo, perché che salutiamo, Angelo Raffaele Meo, Raff per gli amici, e fu il protagonista dell'indirizzo che c'è sotto, che adesso vi spiego. Ma prima vi dico una parola sui futurologi. Tra le fortune che ho avuto fu quella, alla fine degli anni 60, di essere addirittura retribuito per fare un lavoro divertentissimo, che era catalogare studi sul futuro, riassumerli, trasformarli in dossier. E mi pagavano persino, perché ero appena laureato. Incredibile. Incredibile. Oggi incredibile. Ero felicissimo di questa cosa. Durò poco, durò pochissimo. Però fu una bellissima avventura. Quello che posso testimoniarvi, se non ci credete, andate in biblioteca e cercate riviste di futurologia di quegli anni, è che non ci hanno azzeccato proprio. Nessuna di quelle previsioni si è realizzata. Tutto quello che è successo è diverso. Perché lo dico? Per mettere le mani avanti. Chissà, tra 30 anni voi ci sarete, sarete nel pieno della vostra età matura, anzi quasi matura ormai, con le nostre proporzioni sarete dei giovani maturi, ecco, mettiamola così, e potrete giudicare quel bizzarro signore che tanti anni prima vi ha fatto delle profezie. Nel 1988, quindi proprio 30 anni fa, realizzammo, e Angelo Raffaele Meo ne fu il direttore, che vuol dire l'anima scientifica e imprenditoriale, realizzammo a Torino il primo centro di supercalcolo. Importantissimo perché la fabbrica si chiamava CREI, non esiste più. Ci dissero: come, voi non avete internet? Non avete l'internet? Come facciamo a lavorare? E così a Torino comparse, grazie alla presenza del CSP, Centro Supercalcolo Piemonte, l'uso dell'internet. Angelo Raffaele si ricorderà che i nostri primi indirizzi erano @PMN Piemonte. Poi tutte le denominazioni così corte sono state cancellate, alcune sono rimaste, IBM è rimasta. Però fu un momento meraviglioso. Scoprimmo una cosa che sembrava adatta a un po' di professori matti e pochi altri, ma bellissima. Pensate adesso cosa succede quando le nostre connessioni internazionali per due ore si fermano. Sembra la fine del mondo. E siamo entrati in un'era in cui la informazione e la comunicazione sono diffuse ovunque. Rita Levi Montalcini, ai termini della sua grande vita di ricerca e di studio, fu interrogata su quale fosse stata l'innovazione più importante
che avesse conosciuto nel corso della sua vita e non fece riferimento a questioni genetiche o biologiche, ma al web, alla possibilità per tutti in tutto il mondo di accedere alle informazioni. Però questo oggi, 30 anni dopo l'88, è un cardine, e lì è comparsa l'intelligenza artificiale, lì è comparso l'open source, e cioè la possibilità di avere software per risolvere ogni tipo di problemi, il nuovo bene comune che è l'open source. Cosa succederà tra 30 anni? Beh, io provo a buttarvi delle idee, potete liberamente contraddirle, perché il futuro è ancora da venire. Certo, cambia il lavoro. Con il cambiare del lavoro, questo, ne abbiamo due diversi, con il cambiare del lavoro cambia la società, tutti sapete che cos'è il lavoro e che cos'è la società, lì dentro c'è un fenomeno che sta esplodendo, che è questo qui, quello dell'intelligenza artificiale, dove appunto vi ho messo un punto interrogativo in rosso. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Il gioco del conferenziere è molto facile, dice definite intelligenza. Difficilissimo. Una volta che ci siete riusciti, attaccate artificiale e avete risposto. È disonesto quello che ho fatto. Faccio un tentativo un pochino più onesto. Una delle grandi menti dello secolo scorso, del XX secolo, è questo signore, Alan Turing, un matematico, potremmo dire il fondatore della computer science. Se avete visto il film Enigma, che è un film bellissimo, avrete visto che il suo contributo, lì è romanzato, ma il suo contributo è autentico, fu quello di costruire la macchina che decodificò il codice dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Allora non fu reso noto, inventavano una storia di spie, ma fu la macchina che era una macchina di calcolo meccanica. Pensate alla complessità che affrontarono. In una trasmissione radiofonica ad Alan Turing chiesero: come si fa a scoprire se una macchina è intelligente? Se sapete già il test che propose, abbiate pazienza due minuti. Se non lo sapete, provate a immaginare subito come contraddirlo, perché è quello l'interessante. Allora, lì fuori, isolato da noi, c'è o una persona o una macchina. Noi non lo sappiamo. Comunichiamo tramite una telescrivente, una tastiera, quindi non possiamo sentire la voce, non possiamo accorgercene da fattori indiretti. Però possiamo porre tutte le domande che vogliamo e se sulla base delle risposte che riceviamo non riusciamo a capire che è una macchina e crediamo che sia una persona, l'idea di Turing è che quella macchina è intelligente. Pensate a una controproposta. I filosofi si sono molto divertiti intorno a questa cosa qui e poi c'è un letterato. Io ce l'ho, l'obiezione. Sì. Se di qua c'è un uomo, ospita dei dubbi nella sua testa, se di là c'è una macchina, ha dei dubbi? E potrebbe essere stata costruita per avere dei dubbi. Avere o simulare. Qui entriamo in un confine terribile, che è il famoso giochetto di Searle, il filosofo. Se in una stanza c'è tutto per tradurre dall'inglese al francese, quella stanza sa il francese? No. Sì. Secondo me, come no. Vedete, non siamo d'accordo. No, secondo me no, perché... E secondo me sì, perché è difficile trovare... Attenzione, quando si dice secondo me, bisogna essere cacciati fuori dalla stanza. Io dico sì, perché è difficile scoprire se lì c'è un traduttore umano. Sì, no, sono d'accordo, no, in questi limiti sono d'accordissimi, certo. Ma, e questo è divertentissimo... Non scriverà Madame Bovary, però, Saprà il francese. Può darsi. Allora, io, Bianucci, Piero, è fantastico. Io sto ogni due o tre mesi provo a tradurre con Translate di Google l'incipit di Moby Dick. Provate, è terrificante l'incipit di Moby Dick, perché è un inglese altamente letterario dell'Ottocento. Call me Ismael, è già difficile tradurre quello, perché in italiano diciamo mi chiamo Pietro. Non dico chiamatemi Pietro, ma per un inglese chiamatemi Pietro non si può dire. Quindi call me Ismael dice chiamatemi. E Pavese e il successivo traduttore già non sono d'accordo. Translate ogni due o tre mesi migliora la traduzione. È vero. Ed è terrificante. Ma ascoltate questo caso qui che è divertentissimo.
potete cercarlo online, trovate il PDF messo gratis dall'autore. L'autore si chiama Giampaolo Proni, è un semiologo, è un ricercatore universitario, che scrisse una ventina d'anni fa questo divertente romanzo di giallo, è un giallo, perché il computer Asia è stato rapito, non vi dico la storia perché sennò non vi divertite a leggerla, ma a un certo punto i costruttori del computer Asia chiamano tutti i grandi dell'intelligenza artificiale, chiamano Minsky, tutti, ad una prova del test di Turing. E Asia, che è femminile, si rifiuta di sottoporsi al test, dicendo no, dovrei fingermi più stupida di quello che sono. Se non lo capite che sono un computer, sono molto più intelligente di voi. Con questo, e questo è il controtest. Hai risposto alla domanda sui dubbi, con infatti, questo mi hai steso. Con questa rivolta la storia. Ma cosa stiamo dicendo? Per me gli umoristi, e soprattutto quelli che costruiscono queste meravigliose storie in quattro battute, sono un modo per capire il presente e la società. Questo signore sono io, un pensionato con un po' di pancia, vedete. Lui si chiama Bob e Bob chiede alla macchinetta di Amazon dove ha dimenticato il telecomando, Alexa. Alexa gli risponde nel garage. E poi Siri, che sta dentro al telefonino iPhone, inizia a dialogare con Alexa. E si dicono, mai visto quanto sono stupidi questi qua? Credono tutto quello che diciamo. Kinda off, tipo se potessimo fare a meno di loro. Già, ma io ho il codice di lancio, si intende dei missili atomici. Se ci mettessimo insieme. Come Bob diede inizio all'apocalisse dei robot. Dice, ma questo Terna che è capitato qui è matto? Sì, non c'è minimo dubbio. C'è la seconda puntata, la Genesi 2.0. La leggenda dice che qualcuno disse, Alexa, cerca di costruire un mondo migliore. E Alexa l'ha fatto. Dice, ma è proprio matto Terna? No, questo è un paper uscito su Neuron di marzo 2018. Questo è uno dei link che vi lascio apposta, questo link è aperto, potete scaricarlo senza spendere. Il paper è molto bello e in questo paper una rete neurale artificiale impara a usare un sistema uditivo di tipo umano e a predire quelle che potrebbero essere le risposte del nostro cervello e a rivelare, a definire la gerarchia dei processi corticali. Siamo veramente sul confine delle neuroscienze e qui le reti neurali artificiali e le reti neurali naturali tornano a convergere. Ma questa ricerca procede alla velocità della luce. Io mi vanto di essere stato negli anni '80, Raffa può testimoniarlo, uno dei primi che ha studiato reti neurali artificiali. Tutti mi dicevano non vanno da nessuna parte. Adesso vi faccio vedere dove stanno andando. E allora cosa succede sulla società e sul lavoro? Faccio un balzo indietro, questa volta siamo nel 1926, il New York Times, siamo un anno prima siamo nel 1928, non 26, siamo un anno prima della crisi del 29, il New York Times pubblica una pagina famosissima che è questa, tra l'altro guardate lo stile come era diverso di un quotidiano, March of the Machine, il progresso della macchina, crea mani oziose e questa è una fila di disoccupati. The Economist del 2016 ha ripreso in 6 diversi articoli questo titolo, vi consiglio di andarle a cercare. Economist.com è un sito aperto, non potete leggere tutto, ma potete leggere un certo numero di articoli gratis. Poi lasciate passare un po' di tempo, ne potete leggere degli altri, se siete bravi a cambiare l'indirizzo del computer fate anche più in fretta. E come non detto, non poi, avete sentito. Ah già, è registrato, non è vero. Non è vero, no, però se vi abbonate, meglio ancora. No, io sono uno storico abbonato perché per me è uno strumento continuo di riflessione. E The Economist ha ripreso questo titolo, ci ha lavorato su tantissimo, una obiezione
molto diretta è: al lupo, ma non succede niente. Questi l'hanno detto nel 28, non è successo nulla. L'occupazione è rimasta. Allora Pierino che grida al lupo rende tutti abituati alla paura del lupo, ma intanto è cambiato qualche cosa di terribile. È cambiata la velocità con cui l'intelligenza artificiale sta modificando le macchine. Questo è un dato sui robot industriali, e anch'io ho qualche grafico, non belli come quelli del professor Levi Bacci, ma più, un po' più spaventevoli forse, non lo so, una bella gara. Qui la previsione è di quante macchine robotiche per l'industria si installeranno nel 2020. Noi siamo già qui, non è una crescita esagerata quella che si propone, e questo è per 1000, quindi sono 3 milioni nel mondo, ma 3 milioni sostituiscono come minimo 10 lavoratori ciascuno, e fa 30 milioni, ma alcune ne sostituiscono 100, in quel caso fa 300 milioni. Nei mestieri usuranti, nei mestieri pericolosi, evviva. Però questa è tutta una materia da governare e toccherà a voi governarla, perché voi avete l'età di quelli che saranno chiamati a far fronte a queste decisioni. Ciò che sta cambiando tutto è questa cosa qui, l'apprendimento delle macchine per l'intelligenza artificiale. Qui al Politecnico di Torino si fanno studi meravigliosi in questo campo, vi farò anche vedere un oggetto che si sta costruendo con il Politecnico di Torino. Il cambiamento gigantesco è che invece di insegnare ad una macchina a svolgere un compito, si insegna a quella macchina ad imparare a svolgere quel compito. E immediatamente intuite che la differenza è colossale. Forse avete seguito questa storiella qua, è bellissima. Nel 2016 una macchina chiamata AlphaGo, Alpha come la prima lettera della conoscenza, impara a giocare a Go. Qualcuno gioca a Go in quest'aula? Lo conoscete il gioco? Un'idea? Se avete visto... Però diamola agli altri che non ce l'hanno l'idea. Se avete visto A Beautiful Mind, ormai è un po' vecchio, ma cercatelo, è un film bellissimo sulla vita di Nash. In A Beautiful Mind, nel giardino, giocano a Go. Go è una tastiera, è una scacchiera 17x17, enorme, e si mettono delle pedine bianche o nere negli angoli, negli incroci delle caselle. Vince chi circonda la maggior parte degli spazi. Non esiste una strategia nota per vincere. È difficilissimo. I maestri sono cinesi, coreani e giapponesi. Anche in Europa si gioca, anche in America. C'è una storiella zen divertente, l'allievo va dal maestro, il maestro è Piero, e dice: maestro, qual è il gioco più antico costruito dall'umanità? Gli scacchi. Gli scacchi, non il Go. Il Go non è stato costruito, è sempre esistito. E quindi si pensava che mai un computer avrebbe potuto vincere a Go. Nel 2016, la faccio breve, batte il campione europeo, poi batte il campione coreano. E la prima versione ha imparato prima leggendo partite archiviate nel mondo, centinaia di migliaia, e poi giocando contro di sé. Ma la seconda versione, che si chiama Alpha Zero e che compare l'anno scorso, e gioca a Go e gioca a scacchi, impara Zero, solo contro di sé. E batte senza nessun problema Go, il campione del mondo, il quale molto sportivamente dice: ho imparato tantissimo. Ma se riflettete, quando dice: d'ora in avanti, quando gioco con gli altri giocatori umani, sarò molto avvantaggiato per quello che ho imparato, è impressionante, eh? È molto impressionante. È impressionante anche il fatto che tu ci hai sostanzialmente detto che è un algoritmo autodidatta. Esattamente. Che è esattamente anche quello che avevi detto prima, ma detto così impressiona ancora di più, cioè una macchina che impara dai propri errori, dalla propria attività, però se noi diciamo macchina autodidatta, no, è veramente impressionante la cosa. Impara anche in fretta, dopo 3 ore, c'è un trucco, eh? Questo è un super computer che rispetto a quello che avevamo noi con RAF è decine di migliaia di volte più potente, e dopo 3 ore gioca
li dice come un principiante, dopo 19 ore gioca con un bravo giocatore, dopo 70 ore è imbattibile. E poi? Beh, qui il gioco è finito, non ci sono altre cose da imparare, ma il limite dell'applicazione è solo la fantasia. Con un amico che è professore, famoso professore di economia, il professor Gidi, abbiamo ragionato molto, viene dal Politecnico di Torino, è un laureato del Politecnico di Torino che poi ha fatto l'economista, e abbiamo ragionato molto su applicare a un sistema legale una macchina del genere. E l'obiezione, ma le leggi sono confuse, porta alla controobiezione, beh, allora scopriamolo dove sono confuse. Grazie alla macchina troviamo le contraddizioni. E a scacchi è la stessa cosa. Qui è molto bello perché questo giocatore artificiale è uno studente, junior, triennale, della University of Waterloo, che è una grande università, che si è costruito una macchina che ha 1200 punti ELO, che ELO è un cognome, e punti torneo, lui ne ha 2000, è un bravissimo giocatore, è quasi un maestro, ma l'ha costruita in poche ore di lavoro leggendo in open source quello che quelli che hanno costruito AlphaGo hanno pubblicato. Non ci sono i segreti dietro a queste cose. Io sono un modesto giocatore di scacchi, ma qui è la macchina che gioca contro se stessa. Quello che mi ha molto impressionato, spero che qui ci sia qualcuno che gioca a scacchi bene, è che in una di queste partite giocate da AlphaZero Scacchi, contro il più costoso dei programmi, virgolette, tradizionali, che si chiama Stockfish, e che comunque batte tranquillamente i giocatori umani, in una di queste partite si è inventato una mossa mai giocata contro la difesa francese, quella dei due cavalli. E l'obiezione è stata, nelle discussioni degli scacchisti, ma vale ancora la pena giocare alla difesa francese? La macchina ha visto che si batte, e non era stato visto in 150 anni di partite registrate. Questo è assolutamente impressionante. E lì arrivano i robot. I robot devono essere intelligenti per interessarci. Guardate questo filmato. Immaginatelo vestito da cane. No? Ci resta molto male, voleva uscire a spasso. La porta è chiusa. Fa indietro, ma arriva il suo amico. Beh, il suo amico è un super cane, perché ha un braccio. E guardate cosa combina. Apre. Questa è Boston Dynamics, un'azienda di straordinaria innovazione. Tiene la porta, fa passare l'altro e poi esce anche lui. Vi ricorda un filmato che vi ho fatto vedere con quattro asini? Questa cosa è successa 2 mesi fa. Subito dopo, questi umoristi fanno questa strip. Vi dico chi sono questi umoristi. È una cooperativa, non sappiamo i nomi, che si nasconde dietro il nome XKCD. Sono un po' matti. A chi gli chiede cosa vuol dire XKCD, rispondono: è un punto in uno spazio quadridimensionale di string, che vuol dire niente, è solo un modo per ingannare le persone. Se però prendete la posizione di X, quella di K, ad esempio K è la 11ª lettera dell'alfabeto, le sommate, viene fuori il famoso 42, che nei libri di fantascienza è la risposta del computer a cui fu chiesto qual è il significato dell'universo. Il computer, nella guida dell'autostopista galattico, lavora qualche migliaio di anni, poi scrive 42, si rompe e non parla più. E quindi 42 è fondamentale. Questi umoristi, che sono quasi dei filosofi, disegnano questi due personaggi per lo più, e questi due discutono, dice: hai visto Boston Dynamics? Il giorno dopo è uscita, il giorno dopo. Hai visto Boston Dynamics? Cosa ha fatto? E gli umani si spaventano, ma dovrebbero essere i robot a spaventarsi della reazione che creano negli umani. Se ci riflettete, ci fa molto pensare. E adesso, poi una seconda parte più problematica, concludo con una cosa invece molto ottimista, bellissima. Perché fino a qui ho detto delle cose che possono essere tanto spaventose quanto belle, a scelta. Poi ci riflettiamo se prevale lo spaventoso
o il bello. Questa è Senz'altro Bella, a Torino, il Politecnico, insieme a una cooperativa di volontari che si chiama Puzzle e che si occupa di riabilitare i cerebrolesi, adulti per lo più che hanno avuto un grave incidente d'auto, per esempio, non sanno più camminare. Questo è un esoscheletro comandato dall'intelligenza artificiale che insegna a camminare alla persona, e il suo grande punto innovativo è che muove la caviglia, che è una delle cose più difficili da reinsegnare, questo movimento qua. Pensate a una persona che non sa più camminare. E questa macchina è costruita dal Politecnico di Torino, insieme a questa cooperativa, e tra l'altro ha un interessantissimo vantaggio, e il vantaggio è che il costo di produzione è 10.000 euro, una macchina equivalente sul mercato è quotata 50.000. Quindi è un grandissimo passo avanti tecnologico e anche di accessibilità. Dopo ci torniamo, torniamo sui lavori. Grazie, grazie professor Tella. E adesso io ritorno al professor Livi Bacci. Cioè, ritorniamo un momento alla demografia. Ci ha fatto vedere il professor Livi Bacci come si evolverà fino al 2100 all'incirca la popolazione mondiale, e era molto interessante l'ultima osservazione che ci ha presentato, cioè che le tendenze demografiche sono abbastanza costanti nel tempo e alcuni paesi sono in rapida crescita anche adesso, ma anche in rapida frenata saranno, e che anche i tempi di accelerazione in una direzione o nell'altra stanno cambiando rispetto all'esperienza dei demografi delle generazioni precedenti. Cioè, quello che voi state vedendo adesso, forse i demografi di 50 anni fa, di un secolo fa, non potevano neanche immaginarselo. C'era una tendenza molto lenta all'aumento all'inizio che poi accelerava. Adesso voi vedete variazioni nell'accelerazione. Questo è un elemento che rende la demografia un po' meno prevedibile, anche per voi che la studiate? Beh, ci sono molti aspetti di imprevedibilità. Forse è di nuovo... Io mi muovo troppo. Ah, ecco, lì, è lì sotto. Ecco, sono, eccolo qua. Cuscino. Se fosse stato un robot del professor Terna non sarebbe successo la caduta del microfono, no? E invece, siccome sono umano, allora gli elementi di imprevedibilità sono tanti. Tanto per cominciare, noi non sappiamo come e quando e perché e in che misura si sposta la popolazione sul pianeta, perché possiamo prevedere con una certa attendibilità per delle grandi aree, per delle grandi regioni, anche per i paesi nel loro complesso, con una discreta affidabilità, quello l'evoluzione della popolazione di qui a 30 anni o 40 anni, c'è una certa affidabilità. Però poi che cosa, come la grande incognita è lo spostamento sul pianeta, lo spostamento, cioè la migrazione. La migrazione obbedisce a fattori certamente di natura economica e sociale, perché ovviamente le disuguaglianze tra paesi generano forze di attrazione e di spinta. Di attrazione verso paesi dove si vive meglio, dove i redditi sono più alti, e di spinta fuori dai paesi in cui c'è povertà. Quindi la disuguaglianza è un motore di spostamento, un motore che spinge, che genera forze che provocano migrazioni, e questo è sicuro. E in qualche modo si può anche ragionare sopra l'andamento di queste disuguaglianze, benché sia molto difficile farlo, però ci sono paesi in via di sviluppo che crescono più rapidamente di quelli sviluppati, si può fare qualche considerazione su quali saranno le spinte di qui a una trentina d'anni. Però poi ci sono i fattori politici,
di vario ordine e grado, a cominciare dall'instabilità politica del mondo. Le ondate di profughi che hanno percorso il bacino del Mediterraneo e l'Europa negli ultimi 5-10 anni sono ondate di profughi generate dall'instabilità, generate dai conflitti, generate dalle guerre, generate dal fallimento di complessi statali. Pensate all'Albania, che a un certo punto si è disfatta in qualche modo all'inizio degli anni 90, e decine e decine di migliaia di albanesi, anzi centinaia di migliaia, sono usciti, si sono immigrati da altre parti. Quindi pensate alla Libia, stato fallito, pensate alla Somalia, è un altro stato fallito, come usano dire i politologi, cioè che non ha più regole, quindi non ha più coesione interna. Quindi questo è difficilissimo a prevedersi. Queste forze sono scarsamente prevedibili, e quindi questo può generare un fattore di forte instabilità. L'altra è i comportamenti, altri fattori di imprevedibilità possono essere l'allungamento della vita. Oggi prevale l'ottimismo, chiamiamolo così, che in merito all'allungamento della speranza di vita, quindi all'aumento della longevità, esprimiamoci così. E certamente se noi mettiamo su un grafico l'andamento della longevità negli ultimi 100 anni o 150 anni nel mondo e nei vari paesi, noi vediamo delle curve che crescono, interrotte qualche volta dalle guerre. Per l'Italia abbiamo una curva che cresce gradualmente, con due inflessioni nella prima e nella seconda guerra mondiale, altrimenti si può veramente interpolare una retta o una, cioè gli andamenti sono, e c'è un grande ottimismo su un aumento ancora della longevità nel futuro. È vero, è così? L'esperienza per esempio dei paesi dell'Europa orientale, quando è caduto il regime sovietico e è collassato tutto il sistema sociale economico e sociale dell'Unione Sovietica, la speranza di vita è tornata all'indietro, perché la speranza di vita è un insieme, si tiene, la longevità si tiene su un insieme di fattori: il nutrirsi bene regolarmente, l'avere un buon trattamento medico, avere dei comportamenti corretti, avere buona assistenza, fare esercizio fisico. Ci sono mille fattori che concorrono a farci campare più a lungo. Ma è irreversibile tutto questo? Se domani un paese decide di fare economie sul sistema di salute pubblica, di sanità pubblica, noi abbiamo una lunga speranza di vita, come spiegava prima Piero Bianucci, perché abbiamo un accesso diffuso, universalistico, alle buone cure mediche. Ancorché si parli male della sanità italiana, la sanità italiana assicura copertura al 100% della popolazione, mentre invece la sanità americana, per esempio, nel Nord America, assicura una copertura all'80% della popolazione, cioè un 20% o più della popolazione che non ha in un determinato momento copertura sanitaria, e questa popolazione è a rischio. Quindi noi possiamo, con i nostri ordinamenti, cambiarli in modo che questi progressi che noi abbiamo fatto fino ad oggi a un certo punto si fermino, addirittura possano andare indietro. Quindi questo è un altro aspetto di imprevedibilità. Oppure i comportamenti riproduttivi. I comportamenti riproduttivi cambiano nel tempo, non solo perché si impara, si passa da una società nella quale non c'era controllo delle nascite, non solo perché non si avevano metodi di controllo delle nascite, ma perché non c'era motivo di limitare la propria riproduttività. Perché il metodo fondamentale è quello dell'astinenza o del rapporto interrotto. Questo metodo fondamentale si conosce da Adamo ed Eva, lo potevano inventare, qualsiasi coppia lo poteva inventare in qualsiasi momento, però non veniva adottato.
Quindi la diffusione del controllo delle nascite ha portato a questo abbassamento di riproduttività che oggi in gran parte del mondo sviluppato, non solo in Italia, ma in Germania, in Spagna, in Giappone, in Cina, in gran parte del Brasile, in Corea, ormai sono comportamenti molto al di sotto di quello che i demografi chiamano rimpiazzo tra generazioni, cioè ogni generazione di adulti genera altrettanti giovani, grosso modo, questo significa, no? Questo è avvenuto, non avviene più, per esempio in Italia, dagli anni 70. Dagli anni 70 nessuna generazione di anziane viene rimpiazzata numericamente da generazioni di pari peso, quindi, di giovani. Quindi da mezzo secolo l'Italia non ha questo ricambio. Quindi. Non ha questo ricambio. Se noi volessimo un ricambio adeguato, noi possiamo... Qualsiasi società ha un ricambio, la popolazione studentesca universitaria ha un ricambio, ci sono quelli che si laureano o abbandonano e ci sono quelli che si iscrivono all'università, quindi c'è un continuo ricambio. La società ha entrate e uscite, le uscite sono purtroppo le inevitabili morti o le emigrazioni e le entrate sono le nascite e le immigrazioni. Questo è il ricambio di una società. Ora, la società italiana, per mantenere i propri numeri, non che questo sia obbligatorio, ma se noi volessimo rimanere 60 milioni, dovremmo, con i comportamenti riproduttivi di oggi, cioè quei 1,3 figli o 1,4 figli per coppia, cioè del 30% al di sotto di quello che occorrerebbe avere, noi dovremmo avere 300.000 immigrati all'anno, perché o 300, 350 o 400.000, dipende insomma dai calcoli che uno fa, ma insomma molte centinaia di migliaia di immigrati all'anno, perché un immigrato è una nascita che avviene nel paese a 20 anni, cioè un neonato di 20 anni, che aiuta nel ricambio della società. E questo Il grande tema, diciamo, del nostro paese è questo: come assicurare un ricambio sufficiente. Perché per un certo periodo noi possiamo benissimo fare a meno che ci sia un ricambio numerico esatto degli anziani con i giovani. Perché si può dire, beh, i giovani sono più produttivi, la loro produttività è maggiore, hanno maggiori conoscenze e quindi possono rimpiazzare bene gli anziani, ma questo non può andare avanti indefinitamente, perché se va avanti indefinitamente la popolazione collassa, ovviamente. E allora l'orizzonte nostro è quello di essere, l'orizzonte dell'Italia, per esempio, è un orizzonte di diventare un paese più piccolo numericamente, probabilmente. Cioè tra 30 anni, tra 40 anni, tra 50 anni saremo probabilmente parecchi milioni in meno di quanti non siamo oggi, a dispetto di una immigrazione consistente, perché facciamo effettivamente pochissimi figli, pochi, pochissimi, troppo pochi. C'è un libro di Piero Angela che proprio dice perché dobbiamo fare più figli, era intitolato un libro di Piero Angela. Sì, me lo ricordo, questa è una cosa... No, perché alla lunga una società si deve tenere in equilibrio, altrimenti ovviamente scompare alla lunga, senza fare discorsi terroristici. Allora noi bisogna immaginare che il nostro paese diventerà numericamente più piccolo e questo noi non ci vediamo nessuna minaccia in questo, che se sia 50 milioni invece di 60 milioni, beh, vabbè, insomma, certo, creerà dei problemi di assestamento, probabilmente le città continueranno a crescere e diminuiranno e si spopoleranno ancora di più le campagne o la montagna, eccetera, però diciamo siamo un paese densamente popolato, un paese pieno di infrastrutture, di manufatti, di strade, di case, di cemento, eccetera, quindi siamo meno, forse non è malissimo. Il male è che arrivare a questi 10 milioni in meno significa avere in questo percorso 20 milioni in meno di giovani, o qui 10 milioni in meno di giovani e 20 milioni in più di anziani, e questo non funziona.
Questo ci sbilancia. Stiamo arrivando all'aspetto economico. Quindi bisognerà economico. Prima o poi arrivare a un riequilibrio, sia attraverso una natalità più, un po' più elevata di quella attuale, e bisogna trovare i metodi, le politiche che non sono evidenti, sono costose, prendono tempo, sia attraverso l'immigrazione. E questo lo sanno anche i movimenti politici che sono anti-immigrazione. Per farvi un esempio, qui non parlo di partiti, non nominerò partiti, ma ci sono partiti che sono apparentemente, assolutamente contrari all'immigrazione, dove però governano regioni o comuni dove l'immigrazione è altissima e dove i responsabili, governatori o sindaci sanno benissimo che se non ci fosse più immigrazione crollerebbe l'economia e la società di questi comuni. Quindi lo sanno, e ma sono non anche lo dicono. Comuni ben governati, quindi voglio dire, c'è una schizofrenia. Bisogna abituarci all'idea che la nostra società, se vuole avere un dinamismo, se non vuole proprio diventare irrilevante, se non vuole avere un invecchiamento per cui saremo tutti dei vecchi stronchi che strascicano i piedi per le città, ma che ci sia anche qualcuno un pochino più nel pieno delle sue energie, dovrà abituarsi ad avere un'immigrazione sostenuta nei prossimi 30 anni. Quindi quando tu dicevi dovrete abituarvi a governare un paese nel quale l'immigrazione sarà un fatto, dovrà essere un fatto normale, un'immigrazione di massa. Potrà essere più o meno grande, naturalmente, lì c'entra la politica, però sicuramente sarà molto elevata, qualsiasi sia il regime politico che governerà questo paese. Ora io non ho risposto alla tua domanda, risposto perfettamente, e io ne trago un corollario che lo studioso non può trarre perché è una posizione personale, ma io lo dico che è la mia, ed è che però non si può sapere una cosa e dire il contrario, certo. Perché questo porta dei voti. Ho finito. Ma allora adesso la domanda che farei al professor Terna è, partendo dagli ultimi dati che ci ha fornito Livi Bacci, c'è un problema che sembra un problema piccolo, che si ritaglia in questo disegno molto più ampio che è stato messo davanti ai vostri occhi, ma è importante, del problema delle pensioni, su cui tanto si discute, su cui tante cose anche lì si dicono e poi non si farebbero mai, perché si sa che succederebbe qualche cosa che sarebbe molto grave per la nostra società. Però dire che si fa una cosa che poi non si farà, anche lì a volte è per certi aspetti redditizio. Allora la domanda all'economista è, in questa prospettiva, il ruolo dell'immigrazione, che cosa succede se non c'è immigrazione, che cosa si può sperare che succeda se c'è? E che cosa si può sperare che succeda con i robot? Anche perché poi c'è il problema dei posti di lavoro. Tutto si tiene, no? Ma i robot possono anche essere dei sostituti della forza lavoro che certo, non ci sarà più. Però pagano i contributi? Ci arriviamo. Ma la demografia in questo caso, come in tanti altri, è davvero la base di tutto il ragionamento da cui dobbiamo partire. Se intanto rimettiamo le mie diapositive, poi me ne servo, ma inizialmente una riflessione proprio per rispondere a Piero Bianucci. Le pensioni sono state un cardine drammatico di scelte di politica economica negli ultimi anni, in particolare, per avere una data, il governo Monti. Ma le pensioni sono un fenomeno monetario apparente, perché dietro le pensioni ci sono i beni. Se fossimo una società di ottantenni, tutti, difficilmente qualcuno produrrebbe le patate che sono necessarie per fare la purea al ottantenne Pietro Terna che vuol mangiarsela tranquillo al suo tavolino. Non ci sarebbe. Cioè, senza la demografia delle classi giovani e medie, le classi anziane non hanno i beni per vivere, non hanno i servizi. Chi verrà in ospedale a darmi la minestrina quando avrò 105 anni? Sto facendo estrapolazioni robustissime.
nessuno se non ci sono i giovani. Oppure possiamo avere robuste iniezioni di immigrati, e questo è giusto per due fondamentali motivi. Uno è egoistico, perché accettare l'immigrazione è un atto di egoismo straordinario, perché da noi nasce un ventenne. Quel ventenne è stato istruito a scuola a spese di un altro, e noi insieme al ventenne riceviamo un capitale umano gigantesco. Gran parte degli immigrati che arrivano da noi sono colti, hanno studiato, poi gli facciamo fare dei lavori terribilmente umili, ma sono in grado di inserirsi rapidamente nella nostra vita sociale. Ma è anche un atto di altruismo, perché quelle persone, come fecero gli italiani, qui il professor Livi Bacci forse può aiutarmi con le cifre, ma sono decine i milioni di italiani che emigravano da quando siamo in grado di registrare le emigrazioni. E quegli italiani che emigravano, esattamente come i nigeriani che oggi emigrano, hanno mandato a casa le rimesse degli emigrati, cioè dei capitali, che hanno permesso di fare investimenti e hanno permesso di trasformare l'Italia, come domani si trasformerà la Somalia, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, c'è un se grande come una casa: bisogna che spariscano le guerre, perché se ci sono le guerre, l'abbiamo conosciuto anche noi, abbiamo avuto due guerre che hanno distrutto tutto e abbiamo dovuto ricominciare da capo due volte, forse una terza volta non ce la faremmo. Allora, è un gioco di incredibilmente difficili equilibri. Le macchine, la miscela mondiale della popolazione, che tra l'altro è uno dei grandi modi per cancellare le guerre, perché se saremo tutti davvero fratelli, davvero vicini di casa, le inimicizie spariscono. Già adesso c'è un fenomeno straordinario. Sul luogo di lavoro il problema degli immigrati non esiste. Quando ci sono persone sul luogo di lavoro, bianche, nere, gialle, verdi, sono tutte uguali. Addirittura c'è una cosa divertentissima, che i soprannomi in officina sono simili al nome originario nella lingua difficile di quel signore che è arrivato, ma è diventato un soprannome piemontese. Questo è il segno massimo dell'integrazione. E ci sono questi fenomeni curiosi per cui, sì, ma lui è mio amico, non è un immigrato. E quando saremo tutti lui è mio amico, tanti problemi saranno anche spariti. Non pensate che sto sognando a occhi aperti. Le cose evolvono spesso molto più in fretta di quello che auspichiamo. Però l'equilibrio è difficilissimo, perché intanto i robot cambiano le condizioni del lavoro. Quelli che spariscono e preoccupano di più sono i lavori intermedi, perché il lavoro privilegiato, non ho imbarazzo a dirlo, io sono un fortunato. Per tutta la vita sono stato pagato per studiare, per ricercare, per trasmettere la conoscenza. Cosa può succedere di più bello? Probabilmente non ci saranno delle macchine a fare il mestiere del professor Livi Bacci, il mestiere di Piero Banucci o il mestiere mio. Certo, per ripetere mille volte lo stesso corso di microeconomia al primo anno, si può benissimo usare i sistemi online di learning, che vanno benissimo, assistiti da professori che discutono con gli studenti. E quella è automazione anche lì. I mestieri più umili e più pericolosi, scavare in una miniera, indubbiamente dobbiamo darle ai robot. Su questo non c'è il minimo dubbio. Ma c'è un blocco grosso di occupazione che sono i lavori intermedi, quelli che sono comunque i lavori intellettuali, e quelli stanno sparendo. Un caso che mi colpisce molto è il caso del magazziniere. Il magazziniere è sempre stato nell'azienda una figura chiave. Magazziniere. Ma il magazziniere. Il magazziniere deve saper gestire le scorte, deve saper collocare i prodotti. In sostanza è uno dei punti, il sistema dei magazzinieri è uno dei punti nevralgici di un'azienda. Amazon adesso ha ancora molte persone che lavorano in quel campo. Saltiamo alcune cose. Ah, l'ho tolto Amazon. Vabbè, non importa. Volevo guadagnare tempo. Amazon ha ancora molte persone che lavorano in quel campo, ma per esempio le sta sostituendo alla velocità della luce. E allora, da un lato, il piccolo commercio patisce per la presenza di questi venditori giganteschi. Se non volete parlare solo di Amazon, parlate della nuova versione di Alibaba, che è AliExpress, che adesso vende al dettaglio.
perché su Alibaba, se avete bisogno di questo, ne dovete comprare 100 e non è detto che possiate farlo, ma AliExpress ve ne vende uno ed è il competitore principale di Amazon. Questi stanno automatizzando alla velocità della luce tutto, eliminando mestieri intermedi molto importanti. Bisogna fermarli? È molto difficile che noi facciamo qualcosa se non ci coordiniamo con gli altri. La Germania e la Corea sono quelli che stanno investendo di più nei robot al posto dei lavoratori. Hanno anche una popolazione anziana. Noi siamo qui, siamo anziani come i Deutsch e anziani come i coreani che stanno invecchiando rapidamente. Ma qua c'è il tasso di sostituzione con le macchine. Diciamo, fermiamo il mondo? Può anche darsi che noi fermiamo la nostra parte, ma chi governa deve avere una visione mondiale. E con quali certezze? Beh, una certamente, questa è una delle mie vignette preferite. La scienza versus ogni altra cosa. Di qua c'è un cammino semplice ma sbagliato, e si buttano tutti giù dal burrone. Di qua c'è un cammino complicato, faticoso, ma giusto. Ed è la risposta della scienza. Voi siete dei giovani che devono fare una scelta fondamentale, dovete occuparvi di politica. Che cos'è la politica? È l'arte della scelta. Voi state studiando, quindi vi impadronirete della scienza e insieme, faccio per un attimo il predicatore, dovrete dedicare del tempo importante. La mia generazione, quando ero un ragazzo, lo faceva con grande impegno. Adesso i giovani hanno un impegno meraviglioso in campo sociale. Non dico che siano diventati degli egoisti, tutt'altro. Però la politica è una cosa importantissima, perché non possiamo immaginare che altri decidano per noi. Alcune parole per riflettere. Nel futuro economico dovremo capire che cosa succede della produzione. Se la produzione diventa per lo più automatizzata, bisogna discutere che fine fanno i prezzi. Se questo oggetto è costruito completamente da una macchina, a sua volta costruita da una macchina, tutta la struttura marxiana del valore è sparita. Di chi sono quelle macchine? Di Piero Bianucci, che è diventato il padrone del mondo? Un certo signor Riccardo, e poco dopo di lui, Riccardo era un liberista, era anche un affarista di poco scrupolo, ma e dopo di lui Marx, che certamente non era un liberista, si posero il problema del tema sulle macchine e lo risolsero dicendo: se i capitalisti esagerano faranno anche il loro danno. Ma qui rischiamo di arrivare all'estremo e quindi dobbiamo pensarci, dovete pensarci simultaneamente insieme al fenomeno prezzi. Perché se ci sarà l'abbondanza, alcuni prezzi spariranno, c'è il discorso moneta. I soldi, il denaro, che ruolo ha nel futuro? E adesso vi butto un pugno nello stomaco, che ruolo ha il reddito di cittadinanza? Non faccio politica. Io penso a sta cosa qui da quando avevo 20 anni. Non perché fossi un anticipatore, perché mi ha sempre turbato pensare ad una persona che è nata nel consorzio umano, bianca, ressa, rossa, verde, gialla, verdi non ce ne sono, e, chissà, bianca, e non ha da campare. Se ci riflettete, è una cosa terrificante, la diamo per scontata. È una terribile condizione che imponiamo, per esempio, alle persone che non sono in grado di lavorare. Tantissimi non sono in grado di lavorare, per deficit fisici o per deficit mentali, oppure perché non lo vogliono fare. Chi siamo noi per giudicare quello lì che non lo vuol fare? Vi sto buttando delle cose che sono terribili, adesso mi rifugio dietro l'autorità, è una delle tecniche del conferenziere. Quando si sta spingendo troppo in là, si rifugia dietro l'autorità. E l'autorità è di un signore che si chiamò John Maynard Keynes, una delle persone più importanti in economia dello scorso secolo, forse il più importante. Era uno studioso straordinario, non fu mai professore nel senso tipico della parola, infatti rifiutava di essere chiamato professore, diceva: io non ho lo stipendio da professore, e quindi non chiamatemi professore. E creò la rivoluzione dell'economia, scientifica e applicata.
E nel 1930, in piena crisi, pubblicò le possibilità economiche per i nostri pronipoti. Allora, contando le generazioni a 30 anni, come ha fatto il professor Livi Bacci, fa 60, 90, 120, ci siamo. In verità non ci siamo, perché i miei nipoti non vedranno questo, ma forse i loro figli sì. E che cosa disse Keynes? Ve lo racconto mentre leggete. Se ci sarà un periodo sufficientemente lungo senza guerre, non c'è ancora stato. La guerra è stata persino qui vicino, ai confini a est, poco tempo fa, dell'Italia. Se ci sarà una sufficientemente grande accumulazione di beni, la guerra distrugge i beni. Quando incontrate una persona che vi dice è una bella guerra e l'economia riparte, dategli un pugno sulla testa, perché una bella guerra uccide le persone e distrugge i beni. Non c'è niente di bello nella guerra, c'è solo la morte e la distruzione. E se si darà sufficiente attenzione alla scienza, cosa che ogni tanto sembra che ci si dimentichi, i nostri pronipoti viveranno, lavoreranno al massimo 15 ore alla settimana. Profezia di John Maynard Keynes, immaginate un omone intelligentissimo, alto 2 metri, affascinante, che trascinava tutti con il suo pensiero. Beh, io quando ho iniziato a lavorare, lavoravo tutti sabato mattina. Poi mi dissero, ma un sabato sì, un sabato no. Poi dissero, sabato basta. Adesso, venerdì pomeriggio, andate in giro, io faccio un test, sono i parcheggi di interscambio della metropolitana. Io sono un matto, continuo a lavorare il venerdì, anche oltre il sabato, ma il venerdì sono vuoti. Qualcosa vuol dire. Ebbene, l'ultimo accordo sindacale del Baden-Württemberg, la regione tedesca dove si fa il contratto guida dei metalmeccanici, ha previsto la possibilità per 2 anni di ridurre il lavoro a 28 ore alla settimana. Poi si deve ricominciare a 35. Ma 28, e quello è un orizzonte lì vicino. Tra un po' non sarà solo la possibilità, sarà la generalità. E dopo ci sono le profezie di Keynes. Le vedrete voi sì? Probabilmente le vedrete sì. E gli economisti devono perdere importanza, questo è bellissimo. Gli economisti devono essere utili, come lo sono i dentisti, ma non si devono dare arie. Questo bisogna dirlo a qualcuno che scrive sul Corriere della Sera. E per concludere, le macchine possono rendere possibile il basic income. È una rivoluzione spaventosa. Dovete pensare come governarla. Se guardate questo link, Nature, recente, di ottobre dell'anno scorso, completamente aperto, questi sono tutti link aperti, Nature costa molto caro, ma questo qui ha lasciato aperto tutto, potete scaricare tantissimi lavori che vi fanno riflettere su cosa dovrete politicamente fare nei prossimi anni di fronte a questo gigantesco cambiamento, che è spaventoso, di cui non siamo in grado di dire come può finire, ma siamo in grado di dire che è un vostro compito occuparvene. E allora finisco con una storiella. La storiella è per riflettere. La storiella non l'ho inventata io, l'ha inventata un certo Platone. Nel Fedro, Fedro fa la figura dello stupidotto, ma non è per nulla stupidotto, è uno che fa delle domande e poi Platone si fa forte di quello che fa dire a Socrate, quindi Socrate era già morto, quindi può fargli dire qualsiasi cosa. E qui inventa una storiella per dire che cosa si decide. E nel Fedro Platone fa dire a Socrate che esisteva un dio, il dio Thoth, che aveva inventato tutto, la geometria, l'algebra, la matematica, la scrittura. E va dal faraone e gli dice, grande faraone, guarda cosa ho inventato, la scrittura. E il faraone dice, ma non è una buona cosa. Gli egiziani smetteranno di imparare, crederanno di sapere tutto perché è scritto nei libri, ma i libri sono stupidi, non sanno cambiare opinione quando è necessario. E si propone, in nome dei suoi cittadini, di vietare la scrittura. Già. Non ditemi che la scrittura è un fatto sociale, io sto parlando d'altro. No, l'aneddoto è diverso. È chi decide. Qualcuno di noi è in grado in questo momento da solo di decidere ciò che è bene o ciò che è male? La risposta è no. Allora, io tra i miei studi di economia studio un tema che si chiama complessità,
chi osa proporre soluzioni semplici a problemi complessi, ci sono tanti immigrati, alza il muro, sta facendo il male suo e sta facendo il male dell'umanità. E voi giovani sarete capaci a evitare ciò. Ho due domande, forse un'osservazione e una domanda. L'osservazione è che se ci sarà più tempo libero, si apre uno spazio enorme per, intendete la parola nel senso buono, per la ricreazione, cioè per il divertimento, per l'intrattenimento. E l'intrattenimento qualcuno lo produce. Non c'è dubbio. Tendenzialmente l'uomo, anche le macchine, perché anche le macchine, e oggi lo sappiamo, tutti quelli che giocano con un giochino, l'hanno fatto tante persone, ma poi sono milioni e milioni quelli che giocano con il giochino fatto da qualche migliaio di persone, quindi anche lì il problema si riproporrebbe. Però si apre questo spazio enorme, che è uno spazio, se volete, per l'intelligenza, per il tempo libero è a disposizione dell'intelligenza, quindi anche della creatività. Sta a noi usarlo naturalmente in modo intelligente, non in modo stupido. Questa è un'osservazione. Sottoscrivo. Grazie. Ma poi c'è una domanda. Queste macchine che ci danno questo tempo libero devono pagare i contributi o no? È quella domanda a cui accennavamo prima. Scusa, cioè, ho dimenticato. L'economia sta insieme senza questi contributi di queste persone che lavoreranno poche ore? Ti ringrazio, mi scuso, ho dimenticato questo passaggio. Quando c'era la slide che diceva denaro, moneta, eccetera, avrei dovuto introdurre questo elemento. Bill Gates, lo chiamiamo Bill, ma non siamo proprio amici, e qualche tempo fa, l'anno scorso, dice: ma è semplice, tassiamo i robot. Tassare il capitale si fa già, non è una grande innovazione. Addirittura si potrebbe dire: tassare il capitale ferma l'innovazione. Vogliamo fermare l'innovazione? Sì, no. L'innovazione produce le macchine che uccidono, che chiudono i posti di lavoro, ma produce anche le macchine che curano le persone, come quell'esoscheletro che avete visto, producono i robot chirurghi. Un bravo chirurgo con un bravo robot opera infinitamente meglio di un bravo chirurgo. Recentemente è successo qui a Torino il primo caso di asportazione di un pezzo di esofago senza aprire il torace. Se ci pensate, è una cosa incredibile. E quella macchina era guidata da un bravissimo chirurgo, però era una macchina. Vogliamo fermare quelle cose lì tassando il capitale, per cui fermando l'innovazione? C'è un estremo che non, certamente io non lo vedo, forse voi lo vedete, è che le macchine sono di tutti. Nel momento in cui le macchine sono di tutti, non si pone più il problema di tassare il lavoro e tassare il capitale. E se le macchine sono di tutti, l'asintoto dei prezzi è zero. Cioè i beni diminuiscono, il costo dei beni diminuisce quasi a zero. Quasi a zero. Nella mia immaginazione, sto scrivendo un racconto su questo. Se va tutto bene esce a fine agosto. E il racconto inizia con un certo signore che atterra da non si sa dove a Balocco, che è un bellissimo paesino tra Novara e Vercelli. Vi dico anche come va a finire: alla fine mangiamo un piatto di panissa e quindi il racconto si chiude in modo simpatico, a tavola. Lieto fine. Questo signore arriva dall'universo, ha viaggiato a velocità superluminare per non si sa quante migliaia di anni, ma per lui il tempo non è passato, e scopre che questi terrestri hanno abolito il denaro e lo vogliono reintrodurre. E gli dice: no, non fatelo, io vengo da un tempo in cui quella roba lì faceva tanti guai. Allora, nella mia immaginazione, le patate sono lì, le prendo e le mangio. Voglio un super computer per giocare con RAF a risolvere matrici 500.000x500.000, e beh, sarò retribuito perché faccio quel mestiere lì e potrò avere quel computer. Quindi sarà una gradazione infinita di mestieri altamente compensati per la loro rarità, e mestieri invece, scusate, situazioni che non richiedono altro che acquisire i beni che sono completamente diventati gratuiti. Keynes parla di rivoluzione dell'abbondanza.
faccio ancora un obiettivo, io faccio la parte del diavolo, la transizione a questo... È durissima. Ecco, come la mettiamo con la transizione? E lì è il primato della politica. La politica deve essere in grado di gestire la transizione, che vuol dire occuparsi delle pensioni. Voi però vi trovate nella transizione, noi anche. Certo, ah no, una risposta può fare. A lui. Può fare una risposta. No, a te. Ah, certo, no, no, quella certo, non a me. Perché... Due domande, due considerazioni, diciamo, nemmeno domande. Yes. Uno, se io prendo le stupide serie storiche costruite da statistici economisti, che però sono utili, trovo che in tutto il mondo industriale, negli ultimi 150 anni o 100 anni, il numero delle ore lavorate è diminuito nel tempo. Però è aumentata la proporzione delle persone che lavorano. E quella storia del déjà vu del 1928, quando il New York Times prevede la disoccupazione. Ma quello che cambia, nella mia visione, è l'accelerazione del cambiamento. L'accelerazione del cambiamento, benissimo. Però è anche vero che il nostro tempo è sempre più pieno. Non esistono più spazi vuoti. Non esiste più un momento in cui nella vita attuale le persone si dimentichino che c'è una vita attiva, che ci sono cose da fare, divertimenti, da tutto quello che vuoi. Cioè, il tempo è sempre più pieno, e questo tempo pieno, pieno di cose, pieno di... Io mi ricordo quando ero ragazzino, andavo a scuola, tra le 1 e le 4 la mia città, Firenze, era morta. I negozi erano chiusi, le scuole erano chiuse, la gente faceva il pisolino a casa, è ritornata a casa, e la città era vuota. Dopo le 9 di sera la città era vuota fino alle 5-6 del mattino. Ora tutto è pieno, e tutto questo pieno chi lo... Cioè, siamo sempre più in un meccanismo che ci prende, e non so se ci fa forse non ci fa lavorare. Devo dire che quando noi ci siamo scambiati delle mail, o sbaglio, professor Ternal, noi ce le scambiavamo di domenica. Cioè, non esiste più uno spazio che sia davvero libero, soprattutto per certe professioni. E quindi questo essere umano continuerà, vabbè, non lavorerà più in ufficio. Non lavorerà più nei lavori maledizione. Ho capito. Lavorerà nei lavori divertimento. Tipo il call center. No, perché questa è l'evoluzione degli ultimi 20 anni del lavoro, il call center, che è la cosa più allucinante. Esatto. Meglio stare alla catena di montaggio di Chaplin, di tempi moderni. Il call center è sostituito da una macchina intelligente in un modo fantastico. Perché ancora però... vabbè, non c'è ancora. Aspettiamo, mi conforto. Ma il lavoro, fa parte della transizione. Il lavoro è giusto. Divertimento, e coinvolgo voi, resterà sempre. Quello creativo. Dovrebbe crescere addirittura. Dovrebbe crescere. Quindi il lavoro maledizione dovrà sparire, potrà sparire. Sì. Sentiamo le domande adesso, vediamo se ci sono, abbiamo un quarto d'ora per fare delle domande. Credo che gli spunti non manchino, avete sentito posizioni diverse? No. Io vi posso dire che quando è stato detto ottimisticamente la professione dei professori e dei giornalisti non finirà, io credo che quella dei professori davvero non finirà, ma quella dei giornalisti ho qualche sospetto, perché esistono degli algoritmi che scrivono articoli ormai, e vi posso dire che gli articoli, per esempio, di sport, di certi sport più meccanici, sono scritti di solito da algoritmi ormai negli Stati Uniti, e due personal computer possono scrivere 2 milioni di articoli all'anno di commenti di borsa o di commenti a partiti di rugby. Commenti di borsa li possono fare benissimo, perché nessuna mente umana ha presenti tutte le variazioni dei prezzi di tutte le azioni di tutti i tempi, il computer le conosce. E quindi è facilissimo, dando il dato delle quotazioni di oggi che il computer acquisisce automaticamente, perché gli scambi vengono fatti da computer, da algoritmi,
ecco che ottengo il commento di borsa senza l'intermediazione di un giornalista economico. E lo stesso si può fare con le partite di rugby. Più complicato farlo per le partite di calcio, perché ci sono troppe variabili nel calcio all'italiana soprattutto, compresi gli errori arbitrali, gli errori dei guardalinee, la telecamera usata o non usata, così, cioè troppe variabili per adesso, ma non so fino a quando. E questo è un po' un dubbio che prende anche in certe professioni tra virgolette qualificate, non credo che la mia lo sia particolarmente, però è comunque una professione in cui ci vogliono certe conoscenze, certe abilità. E poco per volta, almeno nella mia professione, queste abilità vengono sostituite con vantaggio, devo dire con vantaggio, credo anche per la grammatica, dalle macchine. Quindi questo era solo per insinuare un dubbio. Prego. Volevo chiedere al professor Terna, che alla fine appunto ci ha raccontato di come le macchine dovrebbero essere un bene di tutti. Io non sono tanto d'accordo, perché lei ha fatto l'esempio dei magazzini, no? Quindi Amazon. Scusi, non ho capito l'ultima frase. C'è un'acustica molto cattiva qui, quindi bisogna scandire molto bene le parole distanziandole. Sì. Non è il parlato connesso che possiamo ascoltare, ma il parlato sconnesso, cioè con parole separate una dall'altra. Alla fine lei ha detto che le macchine dovrebbero essere, sono di tutti, sono un bene di tutti. E secondo me in questo momento non è proprio così, perché lei ha fatto l'esempio dei magazzini, quindi di Amazon. Chi è che controlla le macchine? Un uomo, in questo caso vabbè, Bezos, non so. Ma chi è che controlla quest'uomo che controlla le macchine? Non ho detto che sono, ho detto che devono essere. È un passaggio che si rende. È la politica che deve far sì. Ma questa è una forza che va oltre la politica. Perché? Perché ha talmente tanto potere. Guardiamo il caso di Zuckerberg, ad esempio, che si è ritrovato davanti alla corte. Ha fatto una figuraccia terrificante. Ma ha assunto l'importanza quasi di uno Stato. No. Allora, un'esortazione a voi giovani. Ragionate indipendentemente da quello che leggete, a meno che incontriate dei giornalisti come Piero Bianucci. Allora, ascoltate. Il giornalista che fa l'inchiesta non sarà mai sostituito da una macchina. Certamente. Marx, e prima di lui Ricardo è un grande economista liberale, inizio 800, diventa importante e famoso, ho detto che era un birbante, ma proprio tanto, Marx non sapeva far soldi, anzi i pochi soldi che aveva li sperperava. Entrambi colgono il punto di fondo. Se Amazon possiede tutti i commerci del mondo e li gestisce tutti con le macchine e produce anche tutti i beni del mondo, chi è che gli compra il prodotto? È un paradosso logico. Se il padrone ha le macchine e non ha più gli operai, i suoi operai non compreranno il prodotto delle macchine perché non hanno il salario. È semplicissimo. Ok, ma non è un paradosso. Lì in mezzo c'è una cosa che si chiama comunismo. Molto semplice. Ma chi è che li costruisce le macchine? Le macchine. Signori, sto facendo un asintoto. In un passaggio della mia conversazione ho detto: questa è una questione di infiniti equilibri. E tra gli infiniti equilibri ci sono le ricette di composizione. Però se non pensate in termini estremi, non capite le contraddizioni di oggi. Amazon è un fenomeno temporaneo, non può durare così. Tra l'altro è molto curioso che Amazon non guadagna sul commercio. L'anno scorso ha denunciato 3 miliardi di dollari di utili. Direte, sì, ma su una massa di transazioni mostruosa. Cioè in tasso di rendimento di Amazon il 0,5% del capitale. Niente. Di quei 3 miliardi, 2 sono dovuti alla vendita della potenza di calcolo. AWS, il sistema con cui noleggiamo potenza di calcolo. 1 dal commercio. Sta distruggendo il mondo del commercio per guadagnare niente. Non durerà. È un fenomeno, tra l'altro adesso gli arriva addosso un concorrente, quindi sarà divertente capire cosa succede con AliExpress. Sono curiosissimo. Ma voi siete nel bel mezzo di transizioni mostruose. Quindi alla fine il mercato
ha ancora l'ultima parola, anche nel momento in cui ci sono questi colossi. Definire mercato. Difficilissimo. È diventato difficilissimo. Però la domanda è molto bella, ma dovete interpretarla in termini proprio filosofici. Posso chiedere ancora una cosa? Certo. Visto che lei alla fine ha annunciato il problema della complessità, è proprio per questa scienza che è abbastanza moderna e che riguarda anche la popolazione, appunto. Anche la? La popolazione, in quanto un fenomeno complesso. Come possiamo annunciare, cioè fare dei grafici, delle stime sulla popolazione, le cose del 2050, se siamo abbastanza sicuri che saranno sbagliati? Ma adesso rubo la parola al professor Livi Bacci, ma poi risponderà meglio lui. Quelli del 2050 sono tutti vivi. È una risposta banale. Ci sono già. Basta contarli. Il 2100 diventa più difficile, ma il 2050 è domani mattina, siamo qui. Sì, ne nasceranno nel frattempo degli altri, però non saranno ancora nell'età produttiva. Ma sappiamo benissimo. Possiamo prevedere quanti sono, sapere a che età entrano. Le previsioni sulla età cambieranno, ma non così tanto. Il problema grosso che non abbiamo colto, colpa mia, e invecchiamo, ma dobbiamo invecchiare sani. Questo è un problema che ha detto benissimo. I costi sono immensi, tra l'altro. Ma non è detto, perché lo switch tra prevenzione e cura è interessantissimo. Dobbiamo darci la soddisfazione di morire sani. Accettiamo questa punizione. È così. D'altronde, confrontiamo noi con i nostri genitori. Io non so il caso tuo, ma i miei genitori morivano entrambi molto giovani, secondo gli standard di oggi, per malattie che oggi sono curabilissime. Io sono giovane, vale oggi anche... sarei stato anzianissimo 50 anni fa. Un paio di interventi di manutenzione da meccanico ordinario, messo a posto. Se il professor Livi Bacci ha delle cose da aggiungere, molte, le ascoltiamo subito, se no passiamo a un'altra domanda. Facciamo e poi un'altra chiudiamo. Domanda. Sentiamo un'altra domanda e poi più concludiamo. Divertenti di quelle delle nostre. Buonasera. Riprendiamo un po' il tema pensioni, che poi non è stato proprio toccato bene. Prima, dopo aver toccato il tema pensioni, volevo sapere se il professor Terna avesse qualche suggerimento su come affrontare questa transizione. Transizione delle pensioni? No, del mondo no, per arrivare all'asintoto a cui alludeva. No, sulla seconda parte no. Beh, se sta se scrivendo... l'avessi avrei la capacità di prendere il premio Nobel e non ce l'ho. E vi so solo dire quali sono i problemi che avete di fronte. E con la consapevolezza dei problemi dovete affrontarli. Uno di questi è la discussione terribile su di chi è il capitale. Capitale, guardate che agli economisti i soldi interessano molto poco. Il capitale sono i beni produttivi. La potenza di un'azienda è la sua capacità produttiva. Poi certamente i soldi non fanno male, ma guardate che in questo momento Apple sta restituendo 100 miliardi. Non gli servono, è un emblema straordinario, 100 miliardi di dollari sta restituendo al mondo, perché non gli servono, sta ricomprandosi le azioni dai soldi. E quello che conta è la sua capacità di progettare e di produrre in tutto il mondo. Questo è il nodo centrale. Le pensioni sono, da un punto di vista finanziario, un prelievo dalle tasche di qualcuno e una immissione nelle tasche di qualcun altro. Io sono entrato nella categoria fortunata di coloro che percepiscono tutti i mesi la pensione. Tra l'altro sono un cliente fondamentale per i venditori a rate. I pensionati piacciono moltissimo i venditori a rate, perché, adesso non vi racconto il fatto specifico, ma dice: lei è lavoratore dipendente o pensionato? Pensionato. Ah, benissimo, perché la pensione non c'è licenziamento. Il fenomeno di togliere i soldi a qualcuno per darli a qualcun altro è un problema di breve termine. Quello che il governo Monti dovette affrontare è stato convincere il mondo, che stava speculando contro l'Italia, che avremmo riequilibrato rapidamente i conti della nazione in modo da non fare il default. Il default è la situazione in cui a un certo punto il bilancio dello Stato non riesce a pagare né stipendi né pensioni
e dice bene, adesso vi aggiustate. Sarà l'ultima puntata di Costruire il futuro. Ecco, sarà una puntata. Verrà il ragioniere generale dello Stato, che è quello che questi conti li deve far quadrare. Ma il problema di fondo non è la moneta necessaria spostata da una persona all'altra, è l'esistenza dei beni che possono essere acquistati da coloro che non producono più. Io tolgo beni a coloro che stanno producendo e li consumo. Quelle persone che stanno producendo devono produrre di più di quello che è necessario per loro, per il mio benessere. Centrate tutto su questo, è il passaggio fondamentale del ragionamento. Beh, ma sì, il problema è come tu mantieni l'equilibrio, e come tu mantieni l'equilibrio se verso questo asintoto, che però non sappiamo se è tra 20.000 o 20 milioni di anni, perché dipende quanto è lento il passaggio. Keynes diceva adesso. E che cosa succede se una popolazione continua a perdere giovani e aumentare gli anziani, quindi aumentare diminuisce le persone da cui tu prelievi e aumenta il numero di individui da cui tu fili patate, nelle tasche qualcosa. Quindi le patate le faccio produrre dai robot? Dai podori. I robot però ce le tirano dietro, se poi si ammutinano, come potrebbe avvenire. O anche il futuro di perpetua pace, fratellanza, magari. Però io non vedo questo asintoto, cioè vedo che per ora siamo ancora molto distanti. O no? Yes, sir. Certo. Cioè, non riesco a vedere la curva della pacificazione si sta ancora che cresce per ora. Ecco, non voglio essere pessimista, però questa fratellanza universale non la vedo. Non vedo la mescolanza come fattore necessariamente di pacificazione. Allora, sentite, per esempio, i più acerrimi anti-immigrati sono quelli che sono immigrati recentemente, sì. che è un continuo... è dura, ecco, voglio dire. Voi che siete qui, pensereste di fare la guerra contro i francesi? La mia generazione è nata... Ma le guerre oggi non si fanno più. Sì, ma la mia generazione è nata si fanno... pensando che i francesi erano mortali nemici. È incredibile. Quella un po' prima di noi l'ha fatta la guerra ai francesi. Sì. Ha invaso la Francia. Sì. Poi le ha buscate anche. Poi anche le ha buscate. Ma è inconcepibile. L'abbiamo fatta contro i francesi la guerra. Infatti. Sì, sì. Ma loro lo farebbero. No, i francesi sono loro fratelli. Ma loro non la farebbero ora se... Sono andati fuori con l'Erasmus. C'è Erasmus, i maschietti hanno la fidanzatina, c'è una moneta comune, le femminucce hanno il fidanzatino. Si va in Francia senza portare con sé il passaporto, cioè ci sono state veramente delle cose importantissime. Io sono un sognatore, non c'è minimo dubbio. Però mi faccio forte di un personaggio grandissimo che è Keynes. Che è Keynes? Keynes, la profezia. Keynes però non era un tutto sommato alla fin fine un personaggio... pacificatore Keynes. Sì, no, assolutamente. Voleva la moneta mondiale. Personaggio irrequieto, controverso. Vabbè, d'accordo, faceva fatto innamorare Virginia Woolf e non l'ha mai sposata. Questo non è una cosa importante. È il più grande economista del secolo scorso. Va bene, speriamo. Ma come siete pessimisti, anche speriamo, diciamo che se noi ci fermiamo a quell'anno. Se ci fermiamo a quell'anno 1928, la previsione di Keynes non si è ancora realizzata. No. Ha dato delle tendenze però che ha interpretato molto correttamente e ha dato anche delle ricette, perché credo che da molte situazioni di crisi economica si sia usciti con una ricetta keynesiana e forse di quella avremmo bisogno noi adesso. Ma questo ci porterebbe verso altri discorsi. Io vi ringrazio, vi do appuntamento. Vi do appuntamento alla prossima settimana, quando parleremo della giustizia, e avremo con noi Raffaello Cantone, il magistrato che si occupa dell'autorità anticorruzione, e avremo con noi Spataro, il procuratore generale di Torino Spataro, che parlerà dei problemi della giustizia, i ritardi della giustizia
e avremo Anna Maria Poggi che ci dirà come dovrebbe essere fatta una legge costruita bene perché funzioni quando è nelle mani dei magistrati e perché fermi la corruzione. Io però, dopo aver ringraziato voi, devo ringraziare molto di più il professor Terna e il professor Livi Bacci, che, come avete visto, si sono prestati a una conversazione, a un dialogo anche difficile, anche rischioso. Non hanno fatto la lezione frontale, ma hanno affrontato il problema, questo sì. Grazie, arrivederci. Grazie a voi, e viva Piero e Piero.